Scopone. Aperitivino e tra un po' andiamo a cenare. Pranzare. Abbiamo fatto saltare il pranzo. Scopone. Scopone. Ragazzi, forse abbiamo trovato da mangiare in un posto dopo che abbiamo girato 6-7 ristoranti qua della zona, perché se voi arrivate di giorno e vedete che non c'è nessuno in giro, non pensate che qui a San Bologna non ci sia nessuno, perché sono tutti chiusi nei ristoranti a mangiare e devi prenotare, se no non mangi. Che ore noi, sono? E sono le... Che ore sono? Sono le 9. Le 9, noi abbiamo fatto le 9 e mezzo. Forse per le 9 e mezzo ci si libera un tavolo. In tutto il paese. Tutto il paese sta mangiando, tutto pieno. Ma in giro non c'è nessuno, non c'è una macchina che gira, niente. Sono tutti nei ristoranti chiusi a mangiare. Quindi prenotate a San Giorgio. Perché mi stavi tenendo il braccio? Ciao Gli! Ok, stiamo per finale per un esercito, però abbiamo saltato il pranzo. Coordiniamo così che non ci senta nessuno. Eccoci qua ragazzi, alla cena, vediamo finalmente. Mi è appena finito l'antipasto della polenta, dobbiamo parlare a bassa voce perché qua c'è un'atmosfera soft. Polenta con ragù di cinghiale e l'ardo. C'è anche Battisti, mi ritorno in mente. Ragazzi, ero uscita, c'era una signorina. E adesso guarda, ho dovuto togliere la cintura dopo cena, è imbarazzante. E ve la faccio vedere. Guarda qua. Questa è la cintura che esce nella mia borsa. Perché se io la tenevo, questi carissimi bottoni facevano pum, 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 ammazzavano tutti. Ma sapete ora che faccio? Una volta nella nostra bellissima copertina. E buonanotte ragazzi, ci vediamo domani e ci aspetta un lunghissimo viaggio per Perugia, destination last minute, Perugia. E anche per oggi il video è andato, con molta fatica abbiamo iniziato con sempre sotto il portoriere un cinghiale in pelo. Abbiamo mangiato. Ma dove vai? Non ci stava. L'idea ci stava, però non va. A domani. Ciao ragazzi. Noi tra 3, 2, 1.